15 anni di vita, ha sede a Milano, ha come missione la responsabilità nell'innovazione, ma il motivo per cui Fondazione Bassetti, insieme alle istituzioni di cui abbiamo detto, all'Associazione Lapsus, ma anche a Globus et Locus, promuove questo laboratorio, è che diciamo, è anche legato alla traiettoria biografica di quello che è il nostro attuale presidente Piero Bassetti, che avrete modo di ascoltare e di vedere in altre lezioni, perché vorrà assistere, oggi non poteva essere con noi, quindi ascoltare nell'ultima delle nostre lezioni. Il presidente Bassetti è stato giovane assessore del Comune di Milano negli anni 60, tornante in cui Milano esordiva con il centro-sinistra prima che partisse il centro-sinistra nazionale. È stato fautore dell'applicazione di quella parte della Costituzione che conteneva le regioni, che non erano state create, che invece quando vengono create lo vedono essere il primo presidente di Regione Lombardia. Poi continua il proprio lavoro istituzionale in Parlamento, è deputato, carica dalla quale si dimette per diventare presidente di Camera di Commercio di Milano, cosa allora del tutto strana. La presidente della Camera in quel momento era Laiotti, che gli chiese se per caso fosse diventato matto, diciamo, ad avvicendare le due cariche. Invece nel mondo delle Camere di Commercio, che sono la statualità dell'impresa, quindi quel pezzo di Stato che si occupa della promozione dell'attività delle imprese, Piero Bassetti sta per molti anni, presiede l'Unione delle Camere di Commercio e poi l'Associazione delle Camere di Commercio del Mondo. Quando finisce questa lunga carriera istituzionale, che diciamo lo possiamo dire naturalmente con un punto di vista molto orientato, perché presiede la nostra fondazione, però che usa e insegna dell'innovazione e della statualità, crea due organizzazioni. Una è la Fondazione Giannino Bassetti, che mette insieme questo aspetto, diciamo, di innovazione della governance delle istituzioni all'eredità di una famiglia lombarda importante del settore tessile. Per chi è di Milano, diciamo, non è difficile associare il nome Bassetti alle industrie di Tellerie. E l'altra è l'associazione Globus et Locus, che ho già citato prima e che copromuove questo nostro laboratorio. L'associazione Globus et Locus, in due parole, poi avremo modo di capirlo meglio durante il laboratorio, perché allora è in carica una delle lezioni. Associa istituzioni, quindi è un'associazione di istituzioni, regioni, comune, camere di commercio, imprese private, e da lei più di 15 anni si occupa di rapporti fra globale e locale, Globus et Locus, e quindi ha iniziato a studiare la globalizzazione dal punto di vista della globalizzazione ormai da molto tempo. Ho voluto fare questo abbastanza lungo itinerario, che mi avvio a concludere, perché vorrei che almeno inizialmente si comprendesse qual è lo spunto che ci avvicina all'idea di affrontare il tema Milano che scrive la storia di una città in trasformazione in questo luogo e con questi protagonisti. Più nel merito, dicevo, c'è un tratto biografico interessante, che però è anche un tratto che noi riteniamo abbia valenza generale. Piero Bassetti scrisse nel 1959 con Giacomo Corna Pellegrini, allora giovane intellettuale, Le redini del potere, un libro che aveva anche, diciamo, delle innovazioni nella sua presentazione grafica, ma che soprattutto voleva essere un libro, diciamo, d'assalto nei contenuti, che, come dice il titolo, voleva affrontare il rapporto tra il sapere e il potere, tra la tecnica e il potere, cercava quali fossero le redini del potere. Naturalmente i protagonisti erano non solo dei pensatori, ma anche dei coattori di una delle possibili declinazioni del potere, cioè quella del governo, nella fattispecie per Bassetti il governo della città è di Milano, essendo allora assessore al bilancio. Molti decenni dopo, in università statale si è tenuto un convegno lungo un'intera giornata in cui diversi ricercatori, studiosi, ricercatrici, storici, ma non soltanto, hanno studiato le carte dell'archivio personale di Piero Bassetti, che è un lungo archivio accumulato durante tutta questa lunga traiettoria, un grande archivio accumulato lungo tutta questa lunga traiettoria istituzionale, e ne hanno fatto un convegno per affrontare i problemi che non riguardavano la figura, naturalmente, di questa persona, tanto più che la persona è in vita, ma diciamo, il lascito di alcune traiettorie
del suo lavoro che riguardavano la città di Milano e che hanno dato, per brevità lo dico, esito in un Milano tra ricostruzione e globalizzazione dalle carte dell'archivio di Piero Bassetti. Quel convegno si tenne in questa università, anzi in via Sant'Antonio, nella aula napoleonica, poco distante da qui, diede vita a questo libro per Rubettino. Per noi che cosa significa, e finisco? Significa che c'è una traiettoria che si interroga sul nesso tra i modi di sapere e i modi di esercitare il potere, che secondo Fondazione Bassetti, qua denuncio proprio il nostro punto di vista, è una traiettoria che parla di innovazione, cioè quando un avanzamento del sapere incontra un avanzamento degli strumenti che possiamo far coincidere con il sapere, degli strumenti per fare qualcosa, spesso si genera quella che noi chiamiamo l'innovazione, che chiamiamo innovazione se si invera, se realizza delle trasformazioni nella storia, e che crediamo oggi sia uno dei punti importanti che ci dicono dove sono le redini del potere. Allora, io personalmente sono uno storico, mi sono formato in questa università e quindi ritengo che nella domanda sull'incontro tra il sapere e il potere la storia possa dire molto. Gli storici di informazione, come molti di voi sono, non tutti, possono dire molto se cercano e si sono aiutati a trovare le fonti per scriverla nei posti giusti. Milano, sulla quale abbiamo acceso il riflettore, è una città da sempre in trasformazione, è una città che forse ha attraversato i suoi momenti alti quando ha valorizzato, diciamo, il modo puntiforme ma anche plurale attraverso il quale realizza delle innovazioni. Queste innovazioni sono di natura tanto diversa. Qui fuori dall'altra parte della strada c'è un luogo, diciamo, che credo venda, oltre che produrre con le stampanti 3D, dall'altra parte della strada c'è un centro oncologico di avanguardia, come pochi ce ne sono in Europa. Ovunque ci giriamo troviamo fonti di un'innovazione trasformativa che non è detto sempre sia positiva, ma che ci spinge ad interrogarci. Con il ciclo delle lezioni che ci avviamo a cominciare oggi con questo laboratorio, vogliamo domandarci se nell'ultimo secolo, ma anche indietro, oggi in particolare la prenderemo alla lontana, ma anche se oggi i modi in cui sapere e potere si sono incontrati a Milano sono intelligibili dagli storici in modo nuovo, se dobbiamo cercare nuove fonti, se ci bastano per esempio gli archivi della società civile che si mischiano agli archivi delle istituzioni, se le traiettorie dell'innovazione, diciamo, alle quali annettiamo tanta importanza, sono quelle, diciamo, che ci auspichiamo e che possiamo ridurre a sintesi e studiare come profitto, oppure se dobbiamo interrogarci su quali sono queste traiettorie o quali dovrebbero essere per soddisfarci. Ho finito, io farei così, vorrei dire intanto che la prima persona che parlerà fra i nostri relatori di oggi è Leonardo Brevi, poi, diciamo, man mano che si avvicinano gli interventi continuerò con le presentazioni. Leonardo Brevi è oggi presidente di Trivio Quadrivio, è laureato in architettura. Trivio Quadrivio è stata fondata da Leonardo nel 1996, quindi è un'altra realtà che esiste a Milano da molto tempo. Si occupa di intelligenza estetica, di innovazione, oggi dirò perché l'abbiamo invitato, perché oltre a occuparsi di queste cose con diciamo, particolare passione, oltre ad insegnare cattolica, si è interrogato molto su, e ce lo dirà lui stesso, su come gli strumenti del sapere nell'Europa medievale, e in particolare in una città, la città di Parigi, trasformandosi, hanno trasformato le istituzioni del sapere, e in questo caso parliamo di una delle università dove peraltro ha insegnato il professor Farinelli, ma anche hanno trasformato il volto di una città che ha fatto la storia dell'Europa. È per questo motivo in particolare che abbiamo chiesto a Leonardo di essere qui a parlarci dell'idea di città. Abbiamo previsto, diciamo, vi ringrazio di essere arrivati tutti puntuali, quindi vi taccio ora. Abbiamo previsto di far durare ciascun intervento 25-30 minuti, in modo da avere all'inizio un po' di agio di concludere alle 18.30. Ringrazio di nuovo tutti e lascio la parola a Leonardo. Microfono, altrimenti domanda che sta registrando tutto, se spera, che adesso il microfono sia, poi se Francesco la presenza di siamo stati traviati da un attimo iniziato.
Grazie a Francesco per questa introduzione, grazie a voi di essere qui. Io sono molto felice, ho conosciuto Matteo questa sera, quindi sarò felice la prossima volta di essere di fianco a lui, ma sono molto felice di essere di fianco al professor Farinelli, perché insomma i libri del professor Farinelli a me mi hanno proprio cambiato un paio di orizzonti decisivi qualche anno fa, e io nei suoi confronti con lui ho usato una gratitudine difficile da sapere, quindi insomma trovando qui di fianco a lui di gioia e anche di orgoglio, insomma non è così frequente. Io vorrei cominciare con un signore che mi stia facendo il filosofo, che si chiama Cornelius Castoriadis, che nella sua vita era un filosofo greco scappato dalla Grecia, del Colonnello, rifugiatosi a Parigi, dove fondò una rivista insomma molto importante che si chiamava Socialismo o Barbarie, e anche attraverso le pagine di questa rivista, ma soprattutto attraverso le pagine del suo libro più importante che si chiama Carrefour del Labirinto, gli incroci del labirinto, diceva: noi dobbiamo ritrovare il coraggio di istituire un immaginario radicale, perché siamo vittime di un immaginario collettivo che ci impedisce di sognare le cose che vorremmo. Nel sostenere questo argomento, Castoriadis faceva naturalmente riferimento a come una sola generazione nella Atene tra IV e V secolo a.C. fosse stata capace di pensare in maniera radicalmente nuova alcune delle ragioni per cui le persone stanno al mondo. E Castoriadis lamentava la mancanza di questo coraggio, e il suo riferimento all'immaginario mi sembra un buon modo di avviare questo discorso. Questa è una giornata dedicata alla città, al significato della città, e Francesco mi ha chiesto di provare a raccontare l'origine della città e di quella che potrebbe essere la città che oggi noi abitiamo, perché sia stata fondata, sia nata circa 1000 anni fa, lo statuto del comune della città di Milano del 1045. E voi sapete che nell'arco di un paio di generazioni tutte le città europee si sono dati statuti che sancivano una improvvisa e violentissima autonomia dalle due autorità costituite, la Chiesa e l'Imperatore. Questa violentissima autonomia si istituisce grazie a uno scatto nell'immaginario che è stato reso possibile, vorrei sostenere quest'oggi, da un numero molto ridotto di eventi e anche da un numero piuttosto ridotto di iniziative incapaci di ripensare radicalmente l'immaginario di riferimento. La persona alla quale io mi riferirò con insistenza è Pietro Abelardo, che nasce nel 1079 in un paesino che si chiamava per tempo Le Vallée, nei dintorni di Nantes. Il suo papà era un importante vassallo del notabile di Nantes. Era una famiglia importante, quella di Pietro Abelardo, aveva proprietà significative, e Pietro Abelardo era il primogenito. Questo è un punto molto importante, perché fare il primogenito di un possidente, di un nobile, per quanto di basso rango, nel 1079 significava venire al mondo con tutta una serie di privilegi, che però Pietro Abelardo da subito mostra di considerare oneri più che onori. E della figura di Pietro Abelardo si è occupata a lungo la professoressa Fumagalli Paolo-Brocchieri, che ha naturalmente insegnato in questa università, ma naturalmente anche Jacques Le Goff, che fa risalire a Pietro Abelardo una serie di origini, le stesse che vorrei molto rapidamente evocare quest'oggi. E Le Goff a insistere su un episodio sul quale possiamo naturalmente soltanto appunto immaginare, perché non abbiamo proprio documentari. Quello che sappiamo è che poco distante, parliamo di poche decine, qualche dozzina di chilometri da Nantes, Clermont-Ferrand, per quell'epoca una distanza molto ampia, ma senz'altro percorribile da parte di chi aveva un ruolo riconoscibile all'interno del tessuto societario medievale, a Clermont-Ferrand nel 1095, come sapete, Urbano II va, in occasione di un concilio, a dichiarare la prima crociata. Il grido è diventato molto noto di cuore, e nel 1095 Pietro Abelardo si trova a essere il sedicenne figlio
di un cavaliere e non è che abbia tanta scelta. Ci si aspetta da lui che segua il destino al quale è stato consegnato per diritto di nascita. Questo diritto comporta un dovere. Incidentalmente, il bel libro che io conosco dedicato all'educazione, che si chiama Aideia o Pedia, racconta come nella Grecia aristocratica pre-democratica nascere aristocratico significava principalmente spendere la propria vita per dimostrare di essere all'altezza di questo destino privilegiato. Allora, Abelardo sta in un contesto nel quale gli viene chiesto, senza mezzi termini, di dimostrarsi all'altezza dei suoi privilegi, e lui fa esordire, io lo vorrei dire così, così cominciamo a capirci, fa esordire la modernità con un rifiuto, perché non solo non va alle crociate, ma si fa carico delle conseguenze di questa scelta. Perde tutti i diritti della primogenitura, tutti i cavalli che aveva a disposizione, tutti i soldi, e decide di sostituire tutto questo con una bella chierica che si fa tosare, no? Una cerimonia della tonsura, fa di lui uno dei primi chierici vaganti. La figura di Abelardo nell'arco di questi 900 anni è diventata mitica, alcuni fanno risalire a lui l'origine della goliardia, che come sapete nell'epoca dei bisogni dell'università era una cosa piuttosto seria, perché fosse tutt'altro che seria delle intenzioni. Se ne va di casa e comincia 5 anni, di cui non sappiamo, di quali non sappiamo quasi niente, dedicati allo studio, all'impegno. C'è un bellissimo libro che circola in questi giorni che si chiama Passione del Regno. È una signora che dice, si parla sempre della scuola, ma si parla mai dello studio. E nel libro ho trovato la tipologia di impegno che non conoscevo. Impegno vuol proprio dire dare impegno. Nel caso di Abelardo, impegnare 5 anni per ricevere indietro, su questo investimento, una dote. Una dote significativa perché Abelardo ha scapestrato quant'era e dunque in grado di rifiutare, in un'epoca nella quale era tutt'altro che diffusa la scelta, rifiutare i propri privilegi, rifiutare questi privilegi in nome del desiderio di apprendere. E fa una scelta ancora più contorta, perché non frequenta solo le scuole del Trivium, che è una diretta archeologica, o quelle del Quadrivium, dove si insegnano i numeri, ma un po' di più e un po' di là, è obbligo. Era un signore al quale piacevano anche molto le fanciulle. Credo che molti di voi abbiano sentito parlare di Abelardo in ragione della relazione che lui ha avuto con Luisa, che era una delle più, forse insomma, più importanti, forse la sola intellettuale medievale, sapeva di greco, di latino, ma era anche piuttosto veloce, tant'è vero che poi Abelardo stava facendo fare persino un figlio con me, che si chiama Astrolabio, di cui si sono perdute tutte le tracce, per motivi che sono naturalmente ovvi, perché quanto un chierico potesse avere, un chierico vagante potesse avere una vita piuttosto indisciplinata, insomma avere un figlio non era proprio una cosa logica. Abelardo arriva a Parigi, che si chiamava Lutezia, al giro del secolo, siamo intorno al 200, e corre nel chiostro di Notre Dame, che non era ancora stata rifatta, era la Notre Dame precedente. E il chiostro era un chiostro pieno di palle di fieno, di palle di fieno dove si sedevano gli studenti per assistere alle lezioni. Per capire che cosa fossero queste lezioni, forse non basta una vita di studio, ma se si decide di investire almeno qualche ora per leggere un libro di Vanillic che si chiama Nella linea del testo, che racconta come il didascalico con il libro di San Vittore rappresentasse il libro di svolta di un'intera cultura. Il libro che ha consentito anche alla cultura nascente, che l'università stretto senso non ce l'hanno ancora in quegli anni, di trasformarsi in ciò che sono diventate quest'oggi. Abelardo arriva a Parigi, il grande argomento di cui parlava il rettore dell'università di Parigi, Guglielmo de Champlaud, è la disputa sugli universali. Abelardo prende una posizione nel suo intimo, che oggi definiremmo relativista, quindi si rifiuta di dar credito alla teoria vincente che gli universali siano qualcosa che tutti noi possediamo, e viceversa privilegia l'idea del sermo, e cioè dell'argomento attraverso il quale si può negoziare il significato di una cosa. A me pare quasi ovvio, ma era del tutto rivoluzionario, questa cosa è una delle ragioni per cui lui si è procurato così tanti danni, e giovanissimo studente non si limita ad entrare ad ascoltare il discorso di Guglielmo de Champlaud, ma lo sfida ad una disputa pubblica. L'università medievale aveva questo privilegio che gli studenti pagavano i professori, se erano soddisfatti li pagavano bene, se non erano soddisfatti non li pagavano affatto.
Per cui perdere in una disputa pubblica con un giovinastro dalle dubbie origini non era proprio una cosa nobile. Abelardo viene conclamato vincitore e naturalmente, essendo il rettore anche a quei tempi una persona, come posso dire, poco negoziabile, Abelardo lo aspettò alla fuga. Aveva un amico, si era procurato molti amici in quei 5 anni di attraversamento della Francia. Parigi non era ancora la capitale del regno, non era Orléans, e Saint-Denis non era ancora il luogo dove si seppellivano i regnanti, quindi Parigi era una cittadina che stava cercando di capire che stoffa farsi. Tuttavia era un luogo al quale, non era nemmeno la scuola culturale più importante, un luogo al quale si cominciava a pensare come a un attrattore di capacità e di interesse sapienziale. Dunque, in fuga, messo in punta da Guglielmo di Champlaud, che è molto arrabbiato perché è stato umiliato in disputa pubblica dal giovanotto, chiama uno dei suoi facoltosi amici e gli dice: ho bisogno di uno spazio. E scrive un luogo, fa proprio una geografia. Perché nella riva a sinistra di Parigi, che era un enorme vigneto del tutto disabitato, c'era una collinetta sulla quale c'era una chiesetta votata a Santa Genoveffa, che è in francese Saint-Geneviève. E Abelardo, grazie a, conosciamo solo il nome di questo suo mecenate, si chiama Stefano, prende possesso di una collinetta, chiama gli studenti che avevano assistito alla disputa a disboscare il vigneto e fonda una scuola. Su quella scuola oggi c'è la Sorbona. Perché la collinetta è quella? E perché in quella scuola Abelardo prosegue in un discorso del tutto rivoluzionario, del tutto radicale, che consiste non solo nel raccontare come il proprio corpo si può affrancare dalla propria origine, ma a raccontare ai propri studenti che il testo sacro non va mandato a memoria, va compreso attraverso l'intelletto. Questa era una cosa molto grave, che chiama su Abelardo non solo l'attenzione dell'Accademia, che riconosce in lui un avversore, ma chiama su Abelardo l'attenzione di un giovanissimo e solerte sacerdote, Bernardo di Chiaravalle, che ha 20 anni meno Abelardo, e che aveva un'idea proprio diversa di ciò che gli studenti dovessero fare. Secondo Bernardo di Chiaravalle, la tradizione che da qualche secolo permeava la cultura europea, era rimasto, era una tradizione di glossa, di commento ai testi dei padri della Chiesa, o di commento al commento, e questo facevano, questo chiedevano i professori, commentare qualche cosa, non domandarsi come Abelardo avrebbe fatto nel 1121 pubblicando un testo persino inverosimile che si chiamava Sic et non, non domandarsi quale posizione prendere rispetto a un punto di vista espresso dalla Autoritas. Il Sic et non, pensate un po', si raccolgono detti delle sacre scritture, detti dei padri della Chiesa, e si mostra una contraddizione. E si dice, state a comprendere dove sta la ragione. Questa è la nascita, non dirò ancora della città, ma certamente del sapere moderno. Questa è la nascita dell'individuo, che si affranca dalla propria origine, si fa carico del proprio destino. E questa è la nascita della storia dell'individuo. Abelardo scrive la prima autobiografia moderna, che si chiama Historia Mearum Calamitarum, perché era un tipo piuttosto in gamba, non era un po' veloce, perché appunto il suo mondo ce l'avesse libertà. Aveva le sue buone ragioni, non si verrà ritirato, e morirà nel 1142, nelle braccia dell'abate di Cluny, che era un monastero riformato, il più grande d'Europa, e dice ai propri studenti, indica una strada, che è la strada grazie alla quale noi facciamo dello studio ciò che è. E ci appropriamo dei libri, li sottolineiamo e diciamo questo ci piace o non ci piace. Non era questa la cultura. La cultura europea sostenuta da Bernardo di Chiaravalle faceva riferimento alla regola di Benedetto che era stata scritta dopo la dissoluzione dell'impero romano, mentre Abelardo e i suoi amici preferivano la regola di Agostino che era stata scritta quando Roma era una città vivace e quando la città era il punto di riferimento per ciò che accade di interessante, non il monastero. Ci sono delle lettere che Bernardo scrive per liberarsi di questo demonio che sta a Parigi, Gomorra, per Bernardo, delle lettere in cui esplicitamente emerge, e qui ci avviciniamo al punto, il terrore della tradizione rispetto al radicale rinnovamento della città. E qual è questo terrore? Il terrore è che si possa diffondere l'idea
che ciascuno possa fare della propria vita ciò che vuole. Il terrore che si possa diffondere l'idea che la conoscenza sia uno strumento della fede. Bernardo è privo di dubbi su questo. La fede non può essere uno stato al quale giungo capendo il messaggio divino. E questo si riferisce a Paolo quando parlava della follia dei cristiani, la caris, la grazia dal cielo, non perché capisci ma perché Dio vuole. In questo scatto si accumulano una serie di rivolgimenti tecnici, a cui Ghillie ci fa riferimento, che nell'arco di una generazione determinano le precondizioni materiali affinché questo immaginario radicalmente nuovo si istituisca. La nascita del libro di carta, ancora Bellardo studiava sulla pergamena, la prima cartiera della metà del XIII secolo in Spagna, e i libri cominciano a diventare portatili, si portano in giro, non devo più andare nel monastero. Naturalmente la diffusione degli statuti comunali, l'idea che un giovane chierico potesse sfidare l'autorità costituita e vincere guadagnandosi la stima dei propri coetanei, e ancora l'idea a sua volta rivoluzionaria che si potesse leggere un libro a bassa voce comprendendo il significato. Questo è il scandalo. Fino al XII secolo le parole non hanno spazi ed è una geografia quella del testo. Si chiama nella linea del testo perché l'argomento di Ghillie era uno spartito nel quale occorreva cercare l'armonia dei riferimenti, non un testo che bisognava comprendere. Ugo di San Vittore introduce l'indice alfabetico nei libri. E se non ci pensiamo bene, l'indice alfabetico è la cosa più stupida che esista per trovare un libro. È insopportabile l'indice alfabetico, perché è stupido intrinsecamente. Si trovavano i libri partendo dall'incipit e dall'explicit, cioè si diceva come in una musica, comincia così e finisce così, e allora ci si tuffava, mentre l'indice alfabetico ti consente razionalmente di andare a trovare il significato che ti interessa. Tutto questo non sarebbe potuto accadere in un contesto non urbano. Tutto questo non sarebbe potuto accadere in un contesto nel quale si negava alle persone di credere che l'area della città era liberi. E guardate che l'area della città era liberi era una cosa da prendersi alla lettera, naturalmente, no? Alla lettera significa il possesso o l'affitto di un appartamento dentro le mura della città mi garantisce lo statuto di libero cittadino. E la mia individualità si può finalmente affrancare da quella del padre. E se il padre fosse un contadino, ebbene io, stando in città, potrei facilmente diventare un artigiano, un commerciante o un'altra cosa. Questa traiettoria di libertà, che io non posso descrivere nei dettagli, ma rispetto alla quale ogni volta che la evoco mi viene da dire per favore un po' di gratitudine nei confronti di questi signori che ci hanno regalato un mondo diverso, questa traiettoria di libertà non è priva di conseguenze. E non è inverosimile immaginare che Pietro Abelardo si sia reso conto, è morto sessantenne, che quando tu metti nelle mani dei cittadini uno strumento di autonomia rispetto alle tue autorità, dicevamo prima, la Chiesa e il prete, quando tu metti nelle mani dello studente la possibilità di vergare sulla propria tavoletta di cera non soltanto la ripetizione di ciò che proviene dalla tradizione, ma una interpretazione forse irriverente di ciò che si ascolta. Quando tu poni nelle mani di chi legge e scrive la possibilità di comprendere ciò che sta leggendo, senza pronunciare ad alta voce, perché quando io separo le parole ne posso cogliere il significato anche in silenzio, e la lettura privata insieme all'autobiografia, insieme all'individuo, insieme all'autonomia, nasce nel XII secolo. Quando faccio tutto questo, sto da una parte rivoluzionando in modo radicale il contesto sociale, ma dall'altra sto mettendomi nella condizione di consegnare il sapere alla volgarità. E questo è ciò che è accaduto. Ciò che è accaduto è che una retrospettiva molto veloce, 900 anni dopo, noi possiamo osservare gli esiti
che potremmo dire Bernardo aveva ampiamente previsto. Io sono sospettabile adesso, sono sempre sperato dalla parte di Bernardo che sembrava un noiosissimo. E tuttavia è un po' difficile non ripensare all'argomento di chi vorrebbe difendere la tradizione dalla corruttela di chi esprime un'opinione, ha il coraggio di farlo per il solo fatto di saper leggere e scrivere. Ed è questa la condizione nella quale noi svolgiamo questi ragionamenti quest'oggi. Una condizione nella quale il completo disfacimento della auctoritas determina l'impossibilità di riconoscere il ruolo della cattedra o la credibilità del docente. Quindi l'area della città ci ha resi liberi, il legame tra l'istituzione principe dell'apprendimento del sistema universitario europeo, che da Bologna in poi muoveva i suoi passi in tutta Europa, l'autonomia, l'individuo e la completa separazione della intenzione dall'azione. E su questo potremmo lavorare a lungo, ma nel XII secolo, nel secolo nel quale per la prima volta in tribunale, quando si accusa qualcuno, si può fare riferimento a un testo e non soltanto alle intenzioni buone o cattive di chi i crimini avevano commesso. Ebbene, tutto questo, direbbe Castoriadis nell'arco di una singola generazione, ha determinato lo sfacelo nel quale noi ci troviamo, che è uno sfacelo ricco di conseguenze anche estremamente positive, la principale delle quali è la mobilità sociale, quindi noi ci possiamo facilmente affrancare dalla nostra nascita, dai miei figli possono facilmente decidere, più facilmente di quanto non abbia fatto Abramo, grazie al cielo, di non fare ciò che papà vorrebbe che lo facesse, no? Ma le conseguenze che questo ha avuto sui nostri sistemi di apprendimento, ha detto in una parola sulle nostre esistenze, ebbene, non sono tutte incredibilmente positive. E sono felice di essere di fianco a Franco, mi ha ammirato perché ha messo 31 minuti in questa cosa e dunque credo di fermarmi e poi dopo magari grazie della vediamo se riusciamo. Grazie a Nando Previ per questa ricchissima introduzione al nostro laboratorio, a questo punto, dato che è stata anche la prima. E lascio la parola a Franco Farinelli presentandolo, poi lui diciamo, si presenterà meglio e cercando un primo nesso tra i primi due interventi. Franco Farinelli ha insegnato a Ginevra, ha insegnato a Los Angeles, a Berkeley, alla Sorbona e a Stoccolma. Insegna a Bologna geografia, è presidente, forse tuttora, dell'Associazione dei Geografi Italiani e con questo diciamo penso di aver abbastanza chiaramente tratteggiato la materia dalla quale guarda alla storia, alla filosofia e ai saperi umanistici nelle loro trasformazioni e nella loro complessità, per arrivare al punto di osservazione dal quale guarda alla città e alla sua trasformazione oggetto del nostro laboratorio. Uso una frase che mi è venuta in mente mentre parlava Leonardo Previ delle distanze e del tempo attraverso il quale le distanze si percorrevano nell'Europa medievale. Brodel diceva Napoleone si muoveva alla stessa lentezza di Giulio Cesare, quindi erano passati molti secoli, le distanze vennero percorse comunque molto simili e con tempi molto simili. Abbiamo sentito però, sappiamo, che il sapere nel frattempo si trasmetteva in modo molto diverso e produceva anche diciamo, esiti sulla forma del mondo molto diversi. Avendo scritto fra gli altri libri del professor Farinelli La crisi della ragione cartografica ed essendo un osservatore attento della trasformazione della città non soltanto nella sua morfologia
ma nella sua intersezione tra il sapere e l'economico e l'innovazione, io, lasciandogli la parola, vi chiedo di dirci se pensa innanzitutto che il titolo del nostro laboratorio, Scrivere la storia di città in trasformazione, sia pertinente ai problemi con i quali ci si confronta oggi quando ci si pone all'intersezione tra sapere, tra discipline, la geografia e la storia. La penso. Ma naturalmente sì, certo che sia pertinente, no? Ma vorrei cominciare da una bella lezione di Leonardo, insomma, da cui ho preso un sacco di cose che ignoravo. E da qui si dice una lezione di fondo. Come non sia possibile distinguere e separare la storia della città dalla storia del soggetto. Io credo che questa sia una chiave potentissima di comprensione di quello che oggi sta accadendo, che è poi l'unica cosa che interessa un geografo come me, o tutti i geografi, insomma. La geografia non è una scienza, è un sapere, lo studiare un grandissimo geografo che abbiamo studiato come me, che ci hanno fatto credere che fosse un filosofo, cioè Immanuele Kant. È un sapere, diceva Kant, inutile cercare leggi dentro, non ha uno statuto scientifico la geografia, ma proprio per questo è più interessante, no? Non si parla di questo. Insomma, per arrivare il capo al metro al massimo, di tentare di spiegare quello che oggi sta accadendo, ripartiamo esattamente da ciò che Leonardo ha detto e che in qualche maniera è l'implicito del suo discorso. E c'è una relazione costitutiva tra l'area della città e la nascita del soggetto. Questa è una cosa che si ripresenta sistematicamente nella storia urbana. Si potrebbe dire che ogni epoca si differenzia dall'altra esattamente nella forma della ricostituzione di questo nesso. L'epoca moderna lo ripresenta in maniera esemplare. In quella che è la prima struttura architettonica moderna mai realizzata, cioè il portico che è poi la facciata dell'ospedale di Innocenti a Firenze, cioè quel portico dove nasce la prospettiva lineare moderna, quella che Pavlov chiamava la prospettiva artificiale. E dove nasce il soggetto moderno? Tecnicamente, quel soggetto che, come spiegava Pavel Florensky, tecnicamente deve stare fermo perché il trucco prospettivo funziona. Cioè quel trucco in base al quale il soggetto, che proprio per questo il soggetto moderno, deve decidere se pensa a ciò che vede o a ciò che tocca. Perché per la prima volta nella storia della cultura occidentale la visione dice qualcosa che il tatto sconfessa. Il tatto, il corpo, dice che le rette paralleli del pavimento sono paralleli. Ma se l'occhio va a guardare, come la costruzione costringe a guardare, la finestra che è di fronte all'osservatore, quella specie di cassa continua dove appunto gli ospedali innocenti venivano deposti, allora l'occhio ha l'impressione che le rette parallele del pavimento tendano all'infinito a congiungersi. Ed è la fine della geometria classica, l'inizio del soggetto moderno, proprio nella sua, lo dico banalmente, ma tanto per la vita, la sua schizofrenia, e nasce il mondo moderno. Bene, cos'è una città allora? Guardate, se volete un dizionario, che cosa sia una città? È questione assolutamente non problematica, qualsiasi sia il dizionario che avete. Sfido chiunque a trovare un dizionario dove non si dica che la città è l'insieme di case e di strade, di vita, di luna. Beh, questa è una definizione molto recente in città.
Diderot in persona sa perfettamente Giancarlo quello che sta facendo. Ed è il primo a ridurre la città a qualcosa, per un architetto urbanista, di apparentemente indiscutibile. Ma se voi aveste detto, e veniva fuori molto bene dal discorso di Leonardo, ma se voi aveste detto un uomo del Medioevo, ma ancora a Torquato Tasso, che la città era una faccenda di costruzioni, non mi avrebbe compreso, non creduto, non avrebbe compreso. Perché la città era completamente un'altra cosa. Da questo punto di vista, da Aristotele fino appunto a tutto il Cinquecento, vi è una continuità straordinaria nella definizione della città, dove, ripeto, l'incasato, l'edificato, le mura, le strade, non c'entrano per nulla. Naturalmente esistono, ma non connotano la città, al massimo la denotano, cioè non entrano nella definizione dello statuto ontologico funzionale della città. Che cos'è una città per Aristotele? Può essere due cose soltanto, naturalmente, o un insieme di persone, oppure, dice Aristotele, che la città è una maniera che gli uomini hanno trovato per raggiungere la felicità. Questo è il motivo per cui nella Costituzione americana ancora oggi il diritto alla felicità è uno dei diritti dei cittadini americani. Viene esattamente da Aristotele e da questa definizione di città. Non c'è traccia di costruzione. E ancora per Torquato Tasso, all'inizio della riflessione moderna sulla città, Giovanni Botero, 1587-88, il trattatello di Botero con il quale si inaugura la specifica riflessione moderna sulla città. Beh, per Torquato Tasso la città è, aristotelicamente, una maniera che gli uomini hanno trovato non per raggiungere la felicità, ma c'è il Torquato Tasso. Lui dice per vivere meglio che in villa, cioè in campagna. Si accontenta, gli stava un po' meglio. Ma di nuovo, siamo alla fine del Cinquecento. Non c'è nessun richiamo di riferimento alla città come noi oggi la intendiamo. È nel Seicento che il significato inizia a arrivare. Cioè è nel Seicento allora che la città inizia a restringersi semplicemente a ciò che gli antichi chiamavano humus, che è il dato materiale. Naturalmente per gli antichi non esisteva soltanto l'humus, a un certo punto esisteva. Il problema era la città, che è esattamente quella costellazione di costumi, di regole, di usanze, di stili immateriali che collocava la città per gli antichi. In greco l'asco è la polis. La polis è l'equivalente della città. L'asco è la città, l'unis, la posso toccare. L'asco è materiale, come la l'humus, ma ciò che conta è la civitas. Nella città dove io vivo normalmente, cioè Bologna, le mura di Bologna sono le mura di una città che tra le poche in Italia, città di una certa consistenza, nel 1500 ha rifiutato di ricostruirle, secondo appunto la grande rivoluzione importante con la discesa di Carlo VIII in Italia, dall'assedio con bocche da fuoco della città e dunque dalla necessità di ridefinire, di ricostruire le mura in maniera tale che presentassero il maggior numero di angoli possibili, in maniera tale da costringere l'assediante a suddividere la potenza delle bocche da fuoco. Bologna non lo fa. Ed è molto importante
ed è significativa, getta una luce straordinaria su quella che è stata poi la storia successiva di Bologna, anche negli esiti immediatamente politici del dopoguerra. E Bologna lo fa con una discussione molto interessante che riguarda il governo bolognese e il popolo bolognese. Bologna lo fa perché sostiene che la difesa di una città non è faccenda da delegare la tecnologia. La difesa di una città dipende da cittadini, cioè faccenda di Civitas, non di UIS, che è nient'altro che Arceo, il poeta greco, che dice che i petti dei cittadini sono le mura della città. O se volete, è la città di Agostino, un testo che nessun organista si è mai sognato di andare a leggere, perché naturalmente si vede questa mancanza. Dove c'è un'espressione bellissima di Agostino a proposito della definizione della città: la città è un insieme di pietre viventi. A segno esattamente di questa impossibilità ancora per Agostino di separare l'Urs dalla Civitas, dove naturalmente è nato, spetta la Civitas. La cesura, la frattura esattamente si consuma nel brevissimo giro di una ventina-trentina d'anni tra 6 e 700, finché la definizione canonica è quella della sinopelina. Se voi leggete la definizione che vive da Vico, perché è molto significativa, qui comincia a descrivere la città, poi torna indietro, non c'è no, andiamo con ordine. La città è un insieme di mura, di case, di strade. Cioè è molto evidente, se la leggete con un minimo di attenzione, che dirò che cosa sta facendo lì. Non sta descrivendo la città, sta descrivendo la città, Rick Verdinelli sta mettendo a punto l'idea di città, descrivendone l'immagine cartografica. Sta descrivendo la mappa della città. D'altra parte il grande problema dell'enciclopedia è proprio questo. Sostanzialmente ridurre l'insieme del mondo a un insieme di plush, di tavoli. Ma nel caso della città è evidente. Naturalmente ci si arriva tra 5 e 600 già, cioè fateci caso, ancora alla fine del 500, Galleria delle Carte Laterane, 1580-1585, le pitture che ornano le pareti della galleria, dove ci sono i tratti delle città importanti. Ma se voi fate caso, gli edifici di cui le città ancora alla fine del 500 si compongono non hanno una facciata, hanno una vera e propria faccia, cioè hanno un'espressione. Perché la separazione tra Urte e Civitas, o per dirla come dirà Campesio, che da questo processo deriva, tra res extensa, la materia, l'urs, e res cogitans, la Civitas, non è ancora avvenuta. Sarà Cartesio a metà 600 che decide che la materia sta da un lato e la mente sta da tutt'altra parte. E dunque gli edifici non possono più avere un'anima, una mente, un'intelligenza. Le case non hanno più un viso, avranno una facciata. Questo secondo me è il motivo per cui Brunelleschi, incaricato di costruire l'ospedale degli innocenti, non fa, cioè per facciata disegna, costruisce un portico. Perché comprende che con la prospettiva che separa il soggetto dall'oggetto, altrimenti lo spazio e l'intervallo che c'è per soggetto e oggetto, così nasce il concetto moderno di spazio, di sotto come intervallo tra un soggetto che è separato strutturalmente dall'oggetto. Dunque,
noi oggi pensiamo alla città. Siamo ancora all'interno di una definizione che ha fatto completamente il suo. Noi non sappiamo più pensare alla città e ci consoliamo un poco. Ci consoliamo con dei dati, ma i dati sono significativi soltanto se li tematizza in maniera molto più. Che cosa significa dire che, come siamo stati informati qualche mese fa, che la maggior parte dei 7 miliardi e passa di abitanti della Terra vivono in città e non più in campagna? Significa dire, signore, che la città campagna non è possibile che fare nessuna differenza. Questo significa dire. Cioè, significa ammettere che non è possibile più definire la città secondo i modelli che abbiamo in testa. Città globale, ma scusate, ma una sola città globale esiste in Italia. Nell'antichità è finita con la città moderna, è la città degli antichi, dove l'ordine cosmico veniva assolutamente ripreso, riprodotto, dunque esperito a livello quotidiano nella città, all'interno della città. Con il tempo umano da un lato e il cardine dall'altra, che riprendevano il movimento del sole, eccetera, 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 per cui il romano, anche quando si aggiustava sulle spalle la toga, doveva farlo secondo una certa direzione, un certo orientamento. Ma se voi prendete per esempio quello che io considero il testo più, uno dei testi più illuminati sulla natura della globalizzazione, Territorio e Autorità di Sassi e Sassi, uno dei titoli più complessi di afferrare la natura della globalizzazione, e leggete quello che scrive sulla città globale. Signori, io credo che onestamente perché si tratta di un discorso troppo generico per scrivere. Ci piacerebbe poter definire una città globale, ma non ce la facciamo. Non ce la facciamo perché abbiamo perso da tempo la condizione della logica globale, abbiamo perso da tempo l'idea di cosa sia la città. Ma molto chiesto a Joseph Ritter perché non aveva, si fosse limitato alla città antica quando scrivendo l'idea di città. E lui mi ha detto, ah, perché era troppo difficile continuare, diventava troppo complicato. Delle guida belli mentre Rolf Lohus, quando no, spiegava che sul tema come quello della città, lui diceva abili pubblicazioni, lui dice così a un certo punto. Parole del vuoto, c'è questa citazione, lui scrive che non si ha idea della quantità di veleno che hanno in pubblicazione quotidianamente diverso sull'idea di città, al punto che noi usiamo il verbo di oggi in capire. Credo che fosse profondamente vero. Credo che fosse profondamente vero. Questa osservazione, specialmente oggi. Noi abbiamo sentito prima da Leonardo che cos'è la città. È il luogo dove bisogna mettere a punto i modelli con cui è possibile tentare di addomesticare il mondo. Questa è la città. Io non trovo un'altra definizione di città. In questo momento almeno. Che sia funzionale come quella che vi ha appena detto. Poi certo, per gli urbanisti c'è la città topografica, la chiamiamo così. Quella città cioè che deriva esattamente dall'esecuzione del grande progetto della modernità. Che è stato, qual è il grande progetto? Qual è stato il grande progetto della modernità? Ridurre la faccia della terra a una carta geografica. Ci hanno sempre fatto credere, perché nessuno ce l'ha mai detto, tutti l'hanno visto, che la mappa fosse la copia
di ciò che esisteva. Non è vero. Se vogliamo capire l'epoca moderna, bisogna davvero rovesciare la porta. È l'esistente che diventa la propria realtà. Altrimenti non potremmo parlare in termini di spazio. Non potremmo parlare in termini di spazio. Perché lo spazio si dà soltanto in primis sulla rappresentazione cartografica. Ed è da questa che viene applicata la realtà. E attenzione, tra 3 minuti mi fermo, almeno per il momento, e attenzione, lo spazio è stato, lo spiegava Hobbes nel Leviatano, lui parlava dello Stato, ma guardate, chi è spazio e chi è Stato è esattamente la stessa cosa. Perché oggi, non, me la mettiamo così elegantemente, non c'è uno Stato al mondo in grado di apportare una politica minimamente decente nei confronti dei flussi migratori. Proprio perché se il trucco prospettico, cioè spaziale, deve funzionare, il presupposto principale è che il soggetto stia fermo. Dunque, paradossalmente, tutta la modernità si costruisce su questa stazione, sull'immobilità del soggetto. Perché se il soggetto si muove, tu non puoi misurare nulla. Forse oggi sarebbe possibile misurare tecnologicamente, si potrebbe misurare la distanza tra 2 soggetti che si muovono, ma all'inizio del 400 no. Questo è lo stato della nostra conoscenza della città. La nostra, il difetto di modelli che noi abbiamo per interpretare. Siamo appena in grado di cominciare a capire i presupposti che rendono assolutamente inefficaci i modelli esistenti. Ma siamo in grado di fare questo soltanto perché il mondo, con la globalizzazione e cioè con l'avvento della rete, dunque a partire dall'estate del 1969, ha radicalmente, aveva ragione anche qui perfettamente Leonardo, radicalmente cambiato maniera di funzionare. Quando diciamo rete, di cosa diciamo? Lo spieghiamo molto bene Manuel Castas, io questo per finisco perché non voglio occuparmi della contemporaneità che lo aspetto me. Ma quando diciamo rete, lo dico soltanto per far capire meglio l'epoca moderna, quando, cioè la crisi dello spazio. Quando diciamo rete, spiegata Castas, noi ci riferiamo a una entità che si compone di un hardware, cioè qualcosa di materiale. Poi siamo costretti a fare un passaggio che Cartesio non avrebbe concepito, non poteva concepire, perché dentro l'hardware c'è un software, ma non basta. Poi siamo costretti ad ammettere che incorporata alla macchina, che dentro un pensiero, che contiene un pensiero, c'è un soggetto. E non c'è differenza, non puoi separare il soggetto dalla macchina. L'80% delle transazioni finanziarie che avvengono in 2 grandi piattaforme elettroniche che regolano sulle quali circolano la maggior parte dei flussi relativi a questo fenomeno, bene, l'80% viene presa, l'80% di queste decisioni viene preso da un'entità dalla natura ontologicamente indefinibile, cioè nel senso che tu non sai se è un soggetto umano che sta prendendo la decisione oppure semplicemente una macchina programmata per farlo. Nessuno più in grado funzionalmente di distinguere. E allora se tra soggetto e oggetto non c'è più intervallo, non c'è più spazio. Cioè se il funzionamento del mondo non obbedisce più quella separazione totale tra soggetto e oggetto che inaugura la modernità sotto i porti del 1900, allora lo spazio è una categoria estremamente.
estremamente residuale quando si tratta di spiegare il funzionamento del mondo, tanto è vero che nella rete di spazio, cioè lo spazio semplice è minimo, di assoluta, è in maniera trasformata. Per spazio intendendo il modello, ontologicamente definito di spazio, soggetto, intervallo, oggetto, che guarda caso, e non per caso, è il modello della spiegazione causale scientifica di Marta Galilea. Causa, intervallo, effetto. Assegno, come dire, della funzione ontologica dei modelli, con cui noi poi ci vediamo la città, e che investe l'intero campo delle definizioni possibili a livello di entità. Aggiungo soltanto che questo è il motivo per cui esiste oggi, nella maggior parte dei paesi europei, una legge che si chiama Convenzione Europea del Paesaggio. Se si legge, si scopre una cosa straordinaria, per cui credo che la maggior parte delle persone non si rende ancora conto. Vi si stabilisce in questa legge del 2000, ma ratificata anche dal nostro governo e da 17 paesi, vi si stabilisce che non c'è più il territorio, non ho detto di dire così, non c'è più l'ambiente, non c'è più lo spazio, c'è il paesaggio. E sapete perché? Perché territorio, ambiente, spazio, tutti gli altri modelli, tutti questi modelli sono oggetto di percezione. Allora, nella misura in cui interviene la percezione, diventa paesaggio. Ma paesaggio, pensate a una parte di Friedrich, ma paesaggio che significa? Qual è un modello, direi, epistemologico del paesaggio? Lo dico in 30 secondi e finisco. Il paesaggio si regge, lo sappiamo perfettamente i romantici tedeschi che inventano, su un concetto di Stimmung. La Stimmung è la vibrazione all'unisono tra il soggetto e l'oggetto, tra il soggetto e ciò che sta guardando. Non c'è intervallo tra soggetto e oggetto. Questo è il paesaggio. Ecco perché oggi è il modello egemone, sia che a livello della vita. È da qui che bisogna ripartire. E scoprendo le facce degli edifici, come qualche architetto sto già facendo. Grazie, ma per inciso direi che si potrebbe aprire quella tenda che illuminiamo l'ultimo dei nostri interlocutori, al quale passo la parola Matteo Del Fabbro, che ringrazio anche lui di essersi reso disponibile, ma lo ringrazio anche perché sta facendo il reunion tra questo primo incontro del nostro laboratorio e quelli che seguiranno. Avrete visto tutti il programma scegliendo di partecipare. Il programma dalla prossima lezione in avanti metterà al centro la città e prevalentemente, se non esclusivamente, prenderà la Milano novecentesca come punto di osservazione dei processi di trasformazione della città. La cosa che mi sembra, diciamo, prima di passare la parola a Matteo, molto interessante, che è emersa tra le tante dagli interventi di Leonardo Previ e del professor Farinelli, è quella, diciamo, con la quale, diciamo, abbiamo voluto approcciare la costruzione di questo programma, e cioè il fatto che descrivere le trasformazioni della città, e nel nostro caso descrivere le trasformazioni della Milano novecentesca, non va fatto e non vogliamo farlo soltanto nell'avvicendamento dei fenomeni e dei processi, quindi non vogliamo farlo soltanto con uno sguardo descrittivo, vogliamo farlo con uno sguardo qualitativo, quindi non solo fenomenologico ma critico, e vogliamo capire dunque come si lega l'idea di città, la trasformazione profonda di ciò che dalla prospettiva in avanti ha cambiato il modo di abitare lo spazio comune, alla qualità palpabile della città che viviamo oggi. Concludo con questo: avrete visto che alcuni sono professori dell'università, alcuni di questi
prossimi relatori, molti di loro sono anche operatori della nostra città, cioè sono persone che dirigono istituzioni, sono persone che dirigono fondazioni, sono persone che lavorano nei media. Lo sguardo con cui abbiamo cercato di invitarvi e siamo certi che voi saprete apprezzare e interloquire è quello di tenere insieme i due aspetti. Vediamo i fenomeni che si avvicinano, descriviamo una città che è cambiata dal Novecento e oggi da diversi punti di vista, cerchiamo di apprezzare criticamente la qualità di queste trasformazioni che ci dicono qualcosa non soltanto sulla fenomenologia ma anche sull'ontologia della città. Matteo Del Fabbro è stato dottorato invitato al Centre d'études européennes di Sciences Po a Parigi, sta svolgendo un dottorato in studi urbani al Transfaso Science Institute dell'Aquila, studia i fenomeni di metropolizzazione. Perché dicevo che fa la preunione? Soltanto perché interviene per terzo in questa giornata, in questo pomeriggio, ma anche perché ha studiato Milano con un paper e con altri contributi, ma naturalmente l'aggancio al nostro laboratorio è stato un paper intitolato Concettualizzazioni e rappresentazioni dell'area urbana di Milano, ne studia gli aspetti economici, gli aspetti funzionali, e io chiederò a Novaccio Libero, come per i nostri altri relatori, a Matteo Del Fabbro, di aiutarci ad accompagnare un discorso, secondo me, di profondo interesse come quello che è stato fatto finora sulla trasformazione delle vite di città verso un'osservazione sulla dinamica che fino persino all'area metropolitana, alla città metropolitana che è nata ormai da poco. Grazie Matteo. Buonasera a tutti, grazie, ringrazio dell'invito, cioè dell'organizzatore. E, naturalmente il mio intervento sarà molto, avrà un'ampiezza e una profondità molto minore dei due precedenti che sono stati di grande interesse. Però sono sicuro perché diciamo, io mi limito davvero sia geograficamente all'area di Milano e storicamente gli ultimi 25 anni, quindi quello che presento è una rassegna della letteratura, delle diverse letture e interpretazioni che sono state date di messa un po' rosamente che cos'è oggi Milano, appunto, quindi andando oltre la dimensione municipale, andando oltre il confine comunale. Naturalmente nei due interventi che mi hanno preceduto io non riesco adesso a sviluppare le intersezioni che ci sono, evidenti tra il mio intervento e quello che mi hanno preceduto, mi limito solo adesso come interessa a richiamare ad esempio che l'importanza del momento storico che Leonardo ha richiamato per la traiettoria del lungo periodo delle città europee, nel senso che oggi le città europee sono state concettualizzate come un oggetto sociologico ben preciso, con determinate caratteristiche, le cui origini appunto risalgono a quel periodo. Il tema invece della città come maniera degli uomini per stare felici o per vivere bene, anche questo è un tema che sta tornando all'attualità, cito rapidissimamente, l'OCSE sta sviluppando un parametro di benessere, di well-being, che vada oltre la misurazione del PIL, anche a livello urbano, quindi questa idea che nelle città sono i luoghi per vivere bene, per avere del well-being e benessere, sta tornando, ecco. Adesso cominciamo, appunto come dicevo, il mio intervento appunto è strutturato in questa maniera e parte, diciamo, la domanda a cui parte, la domanda di ricerca da cui partivo, è davvero legata, mi sembra, come dire, è una declinazione della tematica del nesso tra sapere e potere che veniva chiamato all'inizio dell'incontro, perché appunto con questa nascita dopo 25 anni di gestazione delle città metropolitane come enti istituzionali finalmente appunto che hanno preso funzioni in Italia, la domanda era, va bene, abbiamo creato questi enti metropolitani che dovrebbero governare l'area metropolitana, ma l'area metropolitana che cos'è? Quindi andiamo a vedere come il sapere di diverse discipline ha interpretato la città, la metropoli, e mettiamo in relazione con il potere, quindi la città metropolitana che sta nascendo. Dunque questa è la mia ricostruzione.
informazioni, diciamo, dalla ricerca bibliografica, perché in realtà la ricerca bibliografica che ho fatto, ho, diciamo, ricostruito, quindi, ho ricostruito due grandi filoni, macro filoni di approccio verso la città. Un approccio di tipo funzionale, quindi che parte da una definizione teorica, generica di città, e poi cerca di definire empiricamente questa definizione generale sul terreno. E come termini, ad esempio, che vengono introdotti per andare oltre il concetto tradizionale di città sono i termini di area metropolitana e il sistema urbano. E quindi è un tentativo di misurare le interdipendenze funzionali che esistono fra soggetti che abitano, che operano in un contesto urbano, metropolitano. Mentre il secondo filone che ho costruito è appunto il paradigma spaziale, che è fondamentalmente quello che ha un approccio di tipo urbanistico basato proprio sull'analisi delle morfologie urbane, quindi proprio sull'analisi del costruito, della fenomenologia di come gli edifici e tutto ciò che è fisico, visibile, prende forma e si diffonde ed evolve nel territorio. Quindi ora passerò a presentare alcune immagini, queste mappe, queste letture che sono state date riferite all'area milanese. Allora, appunto, questa è uno studio che fa riferimento, diciamo, che interpreta la metropoli milanese come un'area metropolitana. Allora, questa immagine cosa comunica, cosa esprime? Esprime che praticamente all'interno del perimetro, dei perimetri, perché ci sono anche dei sottoperimetri, all'interno di questo perimetro, determinate variabili che vengono ritenute significative per identificare l'urbano, cioè ad esempio il numero di addetti nelle attività extraagricole oppure la densità di popolazione, quindi all'interno di quest'area queste variabili hanno un valore maggiore che all'esterno, quindi si può approssimare che l'area metropolitana di Milano, anzi ci sono poi anche le aree metropolitane di Varese, Como, Bergamo e Gallarate Busto, che sono contigue, sono adiacenti all'area metropolitana di Milano, quindi formano una, viene definita un'area metropolitana consolidata da questo autore, quindi una scala maggiore. Quindi insomma, in sostanza il concetto è questo, che all'interno di questo perimetro determinate variabili abbiano un valore maggiore che all'esterno, quindi si può definire questa sia la metropolitana. Un altro filone di ricerca che ha radici profonde, cioè insomma, abbastanza profonde, invece cerca di misurare allo stesso modo una determinata variabile all'interno di un'area, però in questo caso non è una variabile fissa come può essere la densità di popolazione, che si può misurare in un certo momento ed è un certo dato, ma utilizza una variabile dinamica, cioè il pendolarismo. In questo caso questa è l'elaborazione dell'Istat, quindi anche una valenza ufficiale come cartografia, come geografia. Praticamente queste aree, questi perimetri delimitano dei territori che sono connessi, le cui località sono connesse tra di loro perché gli abitanti residenti lavorano, si recano al lavoro tutti i giorni all'interno, prevalentemente all'interno di quest'area. In sostanza questi sono mercati locali del lavoro, se vogliamo dirla semplicemente, però una definizione che corrisponde abbastanza alla verità, mercati locali del lavoro, perché il database disponibile per misurare queste interazioni quotidiane, questo è l'interesse, che questi perimetri misurano delle interazioni quotidiane, il database disponibile è quello del pendolarismo per ragioni di lavoro, mentre la prossima rappresentazione comprende anche il pendolarismo per ragioni di studio. Il problema con queste rappresentazioni è che appunto i dati, i database sono abbastanza limitati, nel senso che l'Istat rileva appunto
nel censimento generale rileva i movimenti quotidiani per ragioni di studio o lavoro, ma per tutte le altre ragioni per cui ci si sposta nella città e nella metropoli non ci sono database così solidi e affidabili, quindi queste rimangono rappresentazioni abbastanza parziali degli spostamenti, delle interrelazioni tra territori. L'interesse di questa rappresentazione è che, basandosi sullo stesso database e applicando lo stesso concetto di città, cioè la città è un sistema urbano, è un insieme di località interagenti tra di loro. Se torniamo un attimo indietro alla immagine precedente e le confrontiamo, vediamo che sono estremamente diverse, estremamente differenti, pur basandosi sullo stesso database e sulla stessa concettualizzazione teorica. Quindi questo è una prima spia che ci fa comprendere come tutte queste rappresentazioni abbiano un livello di arbitrarietà importante. Riprenderò questo punto più tardi. Passando oltre, passiamo invece alle immagini che io ho raccolto, diciamo, ho ascritto a quello che ho chiamato paradigma spaziale, quindi diciamo un approccio basato appunto sulle reti, come veniva chiamato prima dal professor Fanelli, oppure sulla morfologia urbana o urbanistica. Appunto il concetto di rete ha avuto un grande sviluppo nella letteratura scientifica e ecco, poi è difficile trovare applicazioni su città particolari, cioè se applichiamo il concetto di rete a un territorio particolare, cosa si ottiene? È difficile trovarlo, però qualcosa esiste. Nel caso di Milano, appunto, questa è una rappresentazione che si basa sulle linee di trasporto, le trasporto principali, quindi si tratta di reti di trasporto in questo caso, è un tipo particolare di reti. Però poi la cosa interessante, diciamo, nel paradigma particolare è il ruolo dei nodi, cioè ci sono delle reti che si incrociano e quindi ci sono dei nodi. E questi nodi, che sono varie località della provincia di Milano, delle province circostanti, sono state selezionate non semplicemente come intersezioni di linee di trasporto, come nodi di interscambio, ma come punti in cui uno sviluppo non solo del trasporto, ma uno sviluppo economico, sociale, ha più potenzialità di avvenire, cioè sono punti, sono luoghi che hanno potenzialità di specializzarsi funzionalmente e quindi di offrire alle altre località della rete i propri servizi, i propri prodotti, secondo degli scambi orizzontali, non gerarchici, che è la concezione reticolare si basa sull'assunto appunto che non c'è più bisogno di avere una gerarchia che dall'alto diffonde impulsi, diffonde risorse, ma questi impulsi, queste risorse si possono distribuire orizzontalmente fra nodi che però devono avere la capacità di specializzarsi appunto. Ecco, invece l'altro filone di ricerca, come dicevo, che ha avuto anche molto più sviluppo a livello proprio di consistenza di pubblicazioni, si basa sulla osservazione e interpretazione proprio delle morfologie urbanistiche, cioè di come l'urbanizzazione, nel senso fisico, si è sviluppata nel territorio, si è diffusa nel territorio e quali forme ha preso. Quindi analizzando fondamentalmente con immagini satellitari, immagini aeree, la disposizione e l'evoluzione del tempo dell'urbanizzato, sono state costruite diverse aree che possono essere definite omogenee perché è caratterizzata da una relativa appunto omogeneità di tipologia urbanistica e anche di vocazione socio-economica, cioè queste suddivisioni che vedete che vanno fino a Brescia addirittura, cioè qua si allarga
il campo di analisi. Queste suddivisioni che vedete non solo sono caratterizzate da una tipologia di insediamento urbano specifica, cioè nel caso di Milano, ma anche nel caso di altre due aree, un'urbanizzazione densa, ad esempio, diciamo più o meno simile all'idea tradizionale che abbiamo di città, oppure in altre aree un'urbanizzazione reticolare, cioè che si basa su centri di servizi, di produzione, che sono connessi con altre località, senza però essere fusi fisicamente dal punto di vista urbanistico. E oltre a questa tipologia urbanistica, queste aree si caratterizzano per determinate caratteristiche socio-economiche. Infine, ultima lettura che è stata data dell'area milanese si basa non su criteri analitici, come tutte quelle che abbiamo visto prima, cioè criteri che a partire da determinate variabili possono essere la densità abitativa, possono essere l'urbanizzato, determinano delle aree omogenee, ma si basa su criteri sostanzialmente politico-amministrativi o istituzionali, cioè cerca di agglomerare, di costruire degli ambiti di governance, quindi dei sottoterritori in cui già esistono accordi tra comuni per la gestione di un determinato servizio pubblico oppure per l'implementazione di un determinato progetto urbano, quindi territori in cui la dimensione sovracomunale ha già preso una certa forma, vengono riconosciuti e proposti come ambiti attraverso i quali si dovrebbe strutturare la governance dell'area metropolitana. Nello specifico questo è il progetto che è stato promosso dalla provincia di Milano tra il 2004 e il 2009, che si chiama Città di Città, giusto per ripetere un po' corretto. Bene, quindi abbiamo visto sei immagini diverse della stessa area geografica, cioè dell'area geografica di Milano. E appunto, come dicevo prima, l'arbitrarietà o comunque la variabilità nei criteri di interpretazione è consistente e non si può eliminare. Cioè, non credo che a partire da queste immagini o da altre proposte di lettura si possa cercare un'immagine univoca di cos'è Milano, di cos'è l'area metropolitana di Milano. Questa operazione credo che sia assolutamente da escludere. Si possono fare altre operazioni, perché dall'altra parte non credo neanche che sia utile abbandonarsi al totale relativismo, tra virgolette, cioè dire che ci sono così tante immagini che non si può capire niente, non si può governare, lasciamo fare così come viene detto molto brutalmente. Quindi sono tre operazioni che ho tentato di fare, probabilmente hanno detto all'inizio, questo è stato pubblicato come quaderno di ricerca, quindi è ancora un lavoro in corso, quindi probabilmente ci sono alcuni angoli da smussare per questa ragione. Ecco, le tre operazioni che io ho tentato di fare sono queste. Allora, abbiamo avuto un confronto qualitativo, cioè andare a vedere se queste diverse interpretazioni mettono a fuoco le stesse cose, gli stessi territori o meno. E quello che ho trovato che non è un risultato scontato, perché appunto questi diversi approcci vanno da basi metodologiche e teoriche molto diverse, anche in conflitto tra loro. Quindi non è scontato riscontrare che alcuni territori vengono riconosciuti, vengono messi a fuoco da interpretazioni, da approcci diversi tra di loro. Quindi è una spia che dovrebbe farci guardare queste aree in un modo particolare, naturalmente non tutte, cioè ci sono anche forti discordanze e disallineamenti tra diverse immagini proposte, ma ci sono anche alcuni casi di allineamento, diciamo, di sovrapposizione che si possono fare. Nello specifico, diciamo, sono due aree. Quello che l'Istat chiama sistema locale del lavoro di Busto Arsizio, che gli urbanisti chiamano conurbazione multicentrica dell'Olona, e il sistema locale di Salerno, che gli urbanisti chiamano conurbazione multicentrica della Brianza.
Poi un'altra, la seconda operazione che si può fare è invece un confronto quantitativo, cioè mettere a confronto queste diverse interpretazioni, queste differenti immagini dal punto di vista ad esempio degli abitanti che vi sono insediati, dell'area, della superficie territoriale. E questo è importante per comprendere che queste diverse interpretazioni non si differenziano solo per i territori che mettono a fuoco o meno, ma anche per il livello di integrazione che i diversi territori hanno con una località centrale, con il cuore della metropoli. Nel senso che ci sono alcune interpretazioni che prendono soltanto i comuni di prima e seconda fascia. Insomma, pensate a Rozzano, Cinzello Balsamo, immagino che tutti, o almeno molti di voi conoscano queste aree, e chiamano quest'area città de facto per esprimere proprio il concetto che ormai questi comuni sono così intensamente collegati con il comune di Milano che è come se formassero una vera e propria città, per come ce la immaginiamo noi, con relazioni quotidiane ricorrenti di non solo lavorative ma di diverso tipo. E poi per via ascendendo ci sono altre formazioni territoriali le cui parti hanno con il cuore della metropoli un livello di un livello di integrazione minore, decrescente. Questo è importante a capire se ci mettiamo dal punto di vista della gestione, cioè del potere, in un certo senso del governo di queste aree, perché comuni che condividono con Milano o con il cuore della metropoli praticamente tutte o comunque moltissimi campi di politiche pubbliche, moltissimi campi di gestione della vita quotidiana dei cittadini, eccetera, eccetera, hanno interesse a mettersi d'accordo su una serie di questioni. Comuni che condividono con Milano soltanto lo spostamento giornaliero con un certo numero rilevante, ma soltanto di un certo numero di pendolari che vanno a lavorare a Milano, hanno interesse a mettersi d'accordo su altre questioni. Quindi è insomma, una questione che si può, un'operazione che si può fare. La terza e ultima operazione invece è appunto mettere a confronto queste diverse interpretazioni con il confine che è stato dato, anche qui molto arbitrariamente, alla città metropolitana, perché la città metropolitana non c'è stato dibattito su quale confine avesse, si è detto la legge del Rio ha adottato la nozione che la città metropolitana assume i confini delle precedenti province. Quello che si constata se si confronta il confine della provincia di Milano con alcune delle rappresentazioni che vi ho mostrato è che nessuna delle letture analitiche del territorio ha una vaga corrispondenza con la provincia di Milano. Cioè tutte le letture analitiche mostrano delle forti discordanze con il perimetro della provincia di Milano. Poi c'è stata un'altra operazione appunto che ha preso in considerazione criteri non analitici ma politico-amministrativi, che è appunto promossa dalla provincia del 2004-2009, però questo tentativo insomma si è un po' arenato, non ha dato sbocco a progetti più operativi più concreti. E quindi insomma concludendo appunto riprendo alcuni dei risultati che questa ricerca mi ha permesso di ottenere, cioè dal punto di vista della creazione, della messa in funzione della città metropolitana bisogna prendere atto di una problematicità dell'area provinciale come ambito di governo. Naturalmente ci sono voluti 25 anni per mettere in piedi le città metropolitane, il mio personale parere, non da ricercatore ma così personale, e che cercare di adattare il confine della città metropolitana a determinate analisi funzionali della città probabilmente è un processo che richiederebbe delle risorse politiche
istituzionali che non ci sono, insomma, sarebbe molto complicato, credo, cercare di adattare questi confini, però appunto un parere personale. La cosa importante invece, quello che posso dire da ricercatore, è che questa tematica va tematizzata nei documenti strategici della città metropolitana, cioè la città metropolitana dovrebbe essere consapevole del fatto che le aree che ricadono al suo interno e al suo esterno non sono omogenee dal punto di vista funzionale, ma hanno interessi territoriali diversi. Nella riflessione su quali dovrebbero essere i compiti delle, queste città metropolitane, questa, questo fatto dovrebbe essere presente. E poi un'altra cosa rilevante è che, tutto sommato, nonostante le grandi differenze, divergenze metodologiche e teoriche, ci sono alcune nuove città, verrebbe da dire, che vengono riconosciute da approcci analitici molto diversi tra loro. Appunto, come dicevo, sono la cosiddetta Valle dell'Olona, quindi comuni di Gallarate, Costanzito, Legnano e intorno alla Brianza anche. E questo è un altro fatto, questi sono sistemi intercomunali di cui le politiche territoriali dovrebbero avere coscienza, della cui esistenza le politiche territoriali dovrebbero avere coscienza. E non si tratta di sistemi intercomunali di piccola importanza dal punto di vista delle dimensioni, cioè si tratta di sistemi intercomunali che sono comparabili ai sistemi intercomunali che esistono attorno alle città di Bari o alle città di Verona, che nel discorso pubblico, nel discorso, nell'opinione comune, pensare alla traiettoria di sviluppo di Bari o di Verona è una cosa comunque di un certo rilievo. E pensare alla traiettoria di sviluppo dell'Olona, della Brianza, probabilmente, non so, dovrebbe essere una cosa altrettanto importante. E con questo ho chiuso. Io direi che abbiamo una quindicina di minuti, anche qualcosa di più per finire puntualmente le 19:30 come ci siamo promessi con il programma. Grazie a Matteo Del Fabbro. Propongo due cose. L'una, di inaugurare, se lo vorrete, con la massima libertà e anche senza alcun obbligo, lo spazio delle domande, interlocuzioni fra le persone che compongono, diciamo, tra gli studenti e il pubblico e le persone che hanno parlato. La seconda, di far parlare, se lo ritengono, fra loro i nostri relatori, dato che è possibile che, essendo stati, diciamo, veramente virtuosi nel rispetto dei tempi, si siano tenuti degli appunti che ritengono di voler scambiare. E terzo punto, io direi, possiamo assumere che tutti coloro i quali hanno contribuito all'organizzazione del nostro palinsesto parlino nel tempo che è consentito, per cui lo dico alle persone dell'Università Statale, lo dico alle persone di Lapsus e dell'Associazione Globus et Locus. Uno, mentre diciamo mi accingo a passarvi la parola, faccio una riflessione su quello che diceva Del Fabbro. L'area dell'Olona, l'area della Brianza, sono modelli produttivi e pezzi di storia della area pagana che hanno segnato dei momenti della vita di Milano, ma ben oltre della vita di Milano, della storia dell'Italia. Pensiamo all'Alto Milanese, esattamente perimetrato da alcune delle città che venivano citate, Barbiato, addirittura Caerate, Legnano, sono state 40, 50, 60 anni prima lo sviluppo economico dell'Italia, le sue punte di industrializzazione. Lì ci sono state le famose tre ondate dell'industrializzazione teorizzate da Luciano Cafagna, che era uno storico, dell'economia che molti di voi conosceranno, per cui la produzione tessile, lo sviluppo di macchine per la produzione industriale tessile e poi l'elettricità. La Brianza, lo sappiamo tuttora, vive
della Milano grande o metropolitana e lo sviluppo storico è il centro del nostro laboratorio, la mia ultima riflessione che lascio anche al rapporto con gli altri relatori è questa. Carlo Cattaneo è stato uno dei grandi pensatori, non solo dell'Italia, degli ultimi secoli, e ha anche salvato un facitore. Per esempio, a pochissima distanza da qui, qualche centinaio di metri, ha fondato la società di incoraggiamento Arte Mestieri, ancora viva, che era esattamente nel 1800 un nuovo incontro tra i modi di produrre, l'industria che si faceva avanti, le nuove possibilità in mano alle persone e all'economia e i nuovi modi di sapere. Oggi la società di incoraggiamento Arte Mestieri non è una casa ancora viva e vegeta, naturalmente altre forme di creatività legate alla formazione e legate ai modi di produrre si affacciano. Catania non è stato questi di voi lo ha coltivato, lo continuerà nel corso dei suoi studi, soltanto un pensatore di come i nuovi modi di produrre si legavano ai nuovi modi di sapere e di trasmettere il potere, è stato anche un creatore di istituzioni, ha pensato il federalismo, ha guardato il federalismo degli Stati Uniti o a quello della Svizzera molto prima di tanti altri. Allora io mi domando, il terreno dell'incivilimento, cioè il terreno che Cattaneo teorizzava come rapporto tra mezzi e fini che gli faceva pensare il federalismo, come gli faceva pensare la società di incoraggiamento Arte Mestieri, è ancora per noi, per le iscrizioni di Milano che abbiamo fatto, ma soprattutto che faremo nelle prossime elezioni, un terreno che si può proporre allo studio della storia, cioè il rapporto tra mezzi e fini, non soltanto su di quanto potere, di quanta innovazione disponiamo, ma anche di dove la vogliamo indirizzare e di come pensiamo che si sia costruito nella storia, è ancora quello delle bussole per i saperi umanistici, domanda molto grande, naturalmente che non si esaurisce facilmente, ma che penso anche che i nostri interlocutori dell'ultimo scambio possa essere così uno spunto, un legame tra gli interventi che abbiamo ascoltato. Il microfono per voi per qualche minuto. Ma allora no, ma io sì, anche perché poi purtroppo alle 6:30 in punto devo essere a Bologna in tempo mezzo. No, io volevo dire due cose dopo aver ascoltato l'ultima relazione, due cose interessanti, per me sicuramente. La prima, sulla città metropolitana in genere, anzi sulle città metropolitane attuali. È chiaro che nel caso di Milano la coincidenza tra provincia e città metropolitana è problematica. Ma nel caso di quella bolognese, no. La città metropolitana di Bologna rientra perfettamente all'interno dello schema dei confini provinciali, ma perché? Perché esiste una storia amministrativa che si deposita nella memoria del territorio. L'attuale provincia di Bologna riprende esattamente i limiti dell'antico municipio romano. Sopravvissuto alla caduta dell'impero, alla disgregazione dell'impero romano, per il fatto che i limiti del municipio romano erano nel frattempo diventati i limiti della distrettuazione ecclesiastica, che essendo questa, avendo questa goduto di lunga durata nel corso dei secoli, al di là dell'evento politico, altro non ha fatto che riaffiorare esattamente così com'era quando si è trattato di delimitare la provincia e adesso quando si tratta di definire i contorni dell'area metropolitana. Allora, qui noi stiamo scoprendo un principio, secondo me, che è molto interessante, proprio per, come dire, il problema di chi scrive la città.
se un senso aveva il mio discorso, e che ho mancato poi di chiudere naturalmente prima, è esattamente questo, signori. Poiché c'è la rete, noi dobbiamo rinunciare alla distinzione tra soggetto e oggetto. È la rete che ce lo impone, il suo funzionamento. Il che significa che non soltanto dobbiamo dire chi scrive la storia della città, ma anche che cosa, e non c'è differenza tra chi e a che cosa. Allora, una genealogia dei confini territoriali, perché poi territorio è questo, territorio è parola che viene da terrore, non viene da terra. Questo viene spiegato nel volume 50 del codice di Giustiniano, cioè il testo fondativo, uno dei testi fondativi della cultura occidentale. C'è una lunga significazione del luogo, dove si dice guardate, il territorio, guardate, ma come sbagliava? Il territorio non è la terra triturata dal calpestio dei buoni, come scriveva Marcolone nelle sue cose. Il territorio è da terrore, cioè è l'ambito definito dall'esercizio del potere. Allora, una delle dimensioni che sarebbe estremamente interessante studiare è proprio la genealogia dei limiti territoriali, delle circoscrizioni territoriali. Perché si vedrebbe, per esempio, una straordinaria continuità. Non in tutti i casi, evidentemente. Lo sviluppo di Milano con l'industria ottocentesca ha comportato processi che altrove, invece essendo mancati, come dire, non hanno investito ridefinito. Perché il territorio è un fatto culturale, attenzione, ma questo lo dico sempre nel senso della riscoperta della civitas, no? Dell'origine e della configurazione della civitas, del dato appunto civile. Un'ultima cosa sul Cattaneo, evidentemente mentre Leonardo faceva il suo discorso. Certo, Cattaneo scrive un saggio che è appunto dedicato alla città come principio ideale delle storie. Principio ideale, cioè vale a dire, la città è qualcosa dove nascono le idee. È un incubatore di idee, di modelli, evidentemente, cioè di quell'interfaccia tra vivere associati, anzi la vita più pura e il mondo di cui abbiamo bisogno per farci il meno male possibile, cioè il tentativo di addomesticare la relazione con la realtà. E andrebbe riscoperto anche da questo punto di vista, cioè proprio dall'assegnazione alla formazione urbana del ruolo decisivo della produzione delle idee, cioè della produzione di modelli. In fondo la città è nato un luogo dove si producono modelli che vengono esportati. Quindi io finisco a pensare della cominciare, ma finisco perché ho detto fino a tutto. Posso inserire un secondo? Sì, davvero. Siccome il tempo è, cioè, ma non è tantissimo, prima delle altre foto, se c'è qualcuno però che ha domande o temi da porre, magari meglio farlo ora, così eventualmente gli ospiti possono anche rispondere alle vostre suggestioni. Se è la prima lezione, quindi ci stiamo conoscendo, non ci siamo mai visti, quindi ci sta, ci sia un po' di fatica a rompere il ghiaccio, però insomma, non fatevi problemi e se avete qualche domanda assolutamente fatela. Quindi, non per interrompere, però. No, sembra un ghiaccio che non si rompe. Esatto. Molto rapidamente, l'evocazione di Cattaneo, ma anche l'evocazione di Giacomo Corna Pellegrini, che insegnava geografia in questa università e di cui io ricordo un pezzo meraviglioso, mi ha fatto venire in mente questa cosa molto bella che diceva adesso Franco Farinelli sulla storia, le storie, ma come dottore di storia, senza le quali si fa un po' fatica a comprendere la ragione delle ragioni. Corna Pellegrini diceva che il continente americano si chiama così, anziché Cristoforia, si chiama America. Perché Amerigo Vespucci ha scritto un libro più bello, ho detto quindi, di Cristoforo Colombo, perché il Mundus Novus racconta una storia che non è quello che lo sentissi raccontare. E dunque quella è una
noi abbiamo un drammatico bisogno di storie di città, che proprio l'epoca dei big data, e per favore tutte le volte che sentite nominare, mi capiterà spesso questa cosa dei big data, voi dite big data sono molto piccoli, è una bella formula che aiuta a capire che, come diceva Franco, interpretare i dati, no? Attenzione, perché le storie, diceva Corno Pellegrini, sono convincenti e determinano la scrittura della terra. E quindi abbiamo bisogno di raccontare, e per esempio questa conclusione è molto forte, no? Per dire, non ci rendiamo conto che qua attorno ci sono conglomerati urbani che hanno un impatto potenzialmente pari a quello di grandi città rispetto alle quali noi riconosciamo. Ecco, la differenza tra, lo dico con tutta la generosità possibile, che sono quei milanesi dei miei sopracigli, tra la storia di Bari e quella di Carugate è una differenza imponente, no? Raccontiamo la storia di Carugate, raccontiamo la storia della Brianza, decidiamoci a raccontare storie che fanno vedere il senso di navigare, che sia davvero motivante, no? Perché se non raccontiamo quelle storie lì, è difficile che poi vengano riconosciute anche sul piano amministrativo. Il piano amministrativo segue quello del senso, e un po' questo è quello che volevo dire, che io ho mancato di concludere, mi rendo conto che non ho pronunciato la parola alla quale ho insistentemente pensato mentre mi camminavo qui da casa, che è la parola organizzazione, che poi è la cosa che mi lavoro principalmente nella vita. E ricordo sempre il punto di piacere che l'origine etimologica di questa parola in greco, organo, indica lo strumento. La città è lo strumento di quello scatto simbolico che invece è l'individuo. Se adesso soggetto e oggetto, come Franco racconta, non sono più separati, caspita, siamo sicuri che lo strumento resta quello giusto? È ancora la città lo strumento giusto o diventa un altro, diventa la rete? Questa è una domanda importante, che chiama commenti e storie importanti. Non si può buttare via, no? Concentrandoci su altro. È una domanda forte, e la felicità di porre questa domanda in fronte a persone giovani che a essere diventate, sono certo, tutta la loro energia nei prossimi anni è meravigliosa. Certo.